Buongiorno, buongiorno a tutti. Parlare di Tonino Alfonso, quanto abbiamo? 2 ore? No, 2 minuti. Vabbè, 2 minuti possiamo dire che Tonino Alfonso nasce come artista alle elementari, che ritrae tutti i compagni di scuola, che nel tempo dipinge, crea diverse cose con vari materiali, con pietre, con tegole. Insomma, ha una vita artistica molto, molto variegata, scrive canzoni, partecipa ai festival, con Franco Calvia collabora alle canzoni per Sanremo e poi scrive ancora canzoni per il premio Lucio Dalla e poi ancora fa mostre un po' in tutto l'Italia, all'estero e fino ad approdare al Vittoriano. Tonino Alfonso approda il Vittoriano di Roma con un'opera che viene, diciamo, scoperta da un grande critico d'arte che è il dottor Alù. Tra l'altro lui è anche il presidente degli critici d'arte europei. Porta Tonino Alfonso al Vittoriano di Roma, dove ha un ottimo e grande successo che poi viene divulgato dalla stampa. Espone vicino ai quadri di Cosè Dalì e a tanti altri colleghi. Tonino Alfonso è anche un artista estroverso, è molto, molto variegato nelle sue produzioni. Oggi è qua con il suo Papa. Il suo Papa è un Papa in cretta e resina, una tecnica che ha sviluppato nel tempo. Quindi questo Papa al tatto potrebbe quasi essere plastica, invece no. È proprio vetro, è proprio creta e resina che viene un po' costruita ad hoc per dare poi la forma e anche la sostanza di una terracotta. Il Papa fa parte di 30 personaggi nella storia che Tonino Alfonso sta realizzando come progetto unico da portare poi in mostra. Al Papa viene affiancato Gandhi, viene affiancato Madre Teresa di Calcutta, viene affiancato John Lennon, Gramsci, Mandela, insomma tutti i personaggi che nella nostra storia personale ci hanno in qualche modo accompagnati. Questa mostra che farò appena avrò finito i miei personaggi, che sono attualmente quasi alla metà, spero di poterla fare nella mia città, ma se così non fosse la farò comunque nel mondo. La mia arte è libera, non sono un artista in vendita, ma un artista che propone le sue cose perché rimangano a sua memoria, diciamo così. Grazie a tutti, il caffè era molto buono, grazie.